Professor Adriano Venditti, che cos'è la leucemia mieloide acuta? La leucemia mieloide acuta è di fatto un tumore del sangue, un tumore cioè che nasce all'interno della fabbrica delle cellule del sangue. La fabbrica delle cellule del sangue si chiama midollo osseo, si chiama così perché è un tessuto che è allocato all'interno di alcune ossa, per esempio lo sterno, per esempio l'osso sacro, ed è effettivamente la fabbrica delle cellule del sangue, quindi globuli rossi, piastrine, globuli bianchi. In questa sede può accadere che i normali meccanismi di produzione di queste cellule si alterino e quindi nasca la leucemia mieloide acuta.